Ho cominciato a volare qua ad Aosta nel 1985, ho conseguito il brevetto di primo e secondo grado, successivamente ho continuato gli studi in campo aeronautico e sono poi diventato pilota commerciale e quindi pilota di linea. Ho al mio attivo circa 7.000 ore di volo e circa 12.000 atterraggi. Queste ore le ho fatte su svariati tipi di aeroplani in svariate specialità. Tra queste specialità il volo in montagna. Ho iniziato il volo in montagna nel 92 a Megève, che è appena di là del Monte Bianco, e da circa 2 anni e mezzo sono istruttore di volo in montagna qui presso l'aeroclub Valle d'Aosta e sono anche responsabile della scuola. Il volo in montagna è una specialità particolare che richiede un'abilitazione specifica. In Italia ci sono 2 scuole operative per ottenere questa abilitazione, una di queste è Aosta. L'abilitazione viene suddivisa in 2 fasi, una fase diciamo estiva su ruote e una fase invernale con gli sci. Il volo in montagna è una disciplina particolare della specialità del volo motore. Oggi decolleremo per andare prima a Chamois, che è il primo altiporto costruito in Italia e l'unico in Val d'Aosta. E ci andremo con questo aeroplano che è un Piper PA18. È un aeroplano monomotore a pistoni da 150 cavalli, un'elica a passo fisso ed è un biposto. Posto davanti e un posto dietro. È di costruzione americana e ha delle caratteristiche di decollo corto che lo rendono tra i migliori per operare appunto in montagna e sui ghiacciai. Non è molto veloce, ma ha buone caratteristiche di salita e corse di decollo contenute. Perché volare? Perché dà un senso di libertà che poche altre cose danno ed è anche un'attività che richiede una preparazione tecnica e quindi permette di sviluppare delle capacità interessanti. L'aeroplano è nato come mezzo di trasporto, è stato utilizzato agli albori dell'aviazione maggiormente come mezzo di trasporto, come adesso per esempio il volo di linea e il volo commerciale. Questo che facciamo oggi è più che un mezzo di trasporto, è un mezzo di divertimento. Inizialmente l'aeroplano anche in questi piccoli aeroplani che adesso vengono definiti da turismo è stato utilizzato diciamo negli anni 50 per esempio in Alaska come appoggio per lo sviluppo della colonizzazione dell'Alaska. Non essendoci strade o comunque la costruzione di strade richiedeva dei costi enormi, mentre con l'aeroplano si potevano raggiungere delle zone impervie e comunque atterrare e comunque portare persone e materiali. Per atterrare e decollare sui ghiacciai in montagna bisogna verificare che ci siano delle condizioni ottimali. Bisogna che la neve sia idonea per l'atterraggio, la luce deve essere idonea, quindi deve essere sereno, il vento non troppo, se c'è troppo vento è meglio evitare, ricordando sempre che è un'attività di divertimento e non stiamo andando come si faceva una volta a cercare di salvare qualcuno o di prestare soccorso a qualcuno. Quindi innanzitutto la sicurezza. Thank you.
Beh Luca, certo che non è da tutti venire a pranzo a 3200 metri partendo da Aosta e con un panorama così alle spalle. Sì, in effetti è una cosa che non tanti possono fare, ma comunque non è una cosa impossibile. Diciamo che si unisce il divertimento del volo con lo stare in un posto come questo, che è fantastico. Dove siamo esattamente a livello geografico? Siamo in una valletta laterale della Val Pellin, precisamente nella destra orografica, più o meno all'altezza dell'inizio del lago di Beauregard. C'è questa valletta, si chiama, di fronte a noi c'è il ghiacciaio del Braulet, e questo qui è un appendice, diciamo, del ghiacciaio del Braulet. E da qua si vede sullo sfondo, da quelle parti là, è il gruppo del Gran Paradiso, la Grivola, e dietro questa cresta qua ci sarebbe Monte Bianco, lo vedremo poi se mai in volo. Non ti è venuta un po' di fame? Sì, con tutta la fatica che abbiamo fatto. E allora mangiamoci questo panino. Esatto. Allora, ti do un fantastico micro panino, perché pesa, la, peso, la quota, sai com'è, esatto, la quota. La quota, così. Esatto. E poi ne prendo uno anche io e ce ne avanza un altro. Buon appetito. Buon appetito. Salute. Stamattina siamo partiti dall'aeroporto di Aosta con il Piperino e inizialmente siamo andati a vedere Chamois, che purtroppo, vista la stagione avanzata, non è più completamente coperta di neve e quindi non siamo potuti atterrare per tenerci un buon margine di sicurezza. Dopodiché abbiamo continuato a salire e siamo saliti nella conca di Cervinia fino a 3600 metri circa e abbiamo volato a fianco del Cervino, che ancora era imponentissimo, andando anche a vedere la parete nord, che è veramente impressionante. Dopo aver lasciato Cervino abbiamo diretto di fianco al Denderin, siamo entrati in Val Pellin, siamo andati a scavalcare di nuovo il Col de Bouquetin per poi giungere qui a Ghiacciaio de Braulet. Il volo in montagna in aeroplano è sicuramente un'attività delicata che comporta dei rischi come qualsiasi attività. Questi rischi possono essere tenuti a un livello bassissimo e accettabile se chi lo pratica ha avuto un ottimo addestramento e soprattutto mantiene un buon allenamento, che è una cosa fondamentale. Non è comunque un'attività che possa portare a dei rischi gravi. Direi che la cosa che più grave che può succedere è per esempio la rottura di un cavo di uno sci e quindi l'impossibilità di ridecollare,
abbiamo comunque a bordo tutte le volte che veniamo l'attrezzatura di sopravvivenza per poter restare anche una notte o più su un ghiacciaio. È un fatto che qui in Europa è veramente remotissimo, in quanto è sufficiente eventualmente chiamare un elicottero e ci verranno a prendere. Nell'ambito del volo a motore turistico esiste il volo acrobatico che si effettua con degli aeroplani certificati e costruiti appositamente per fare acrobazia. L'acrobazia è suddivisa in varie categorie, dalle categorie più principianti che sono sportman, intermedia, fino a salire, avanzata, illimitata e categorie prettamente specifiche per l'air show che sono categorie che si denominano freestyle. Tutte queste categorie sono fatte da preparazioni avanzate dei piloti che seguono un percorso piuttosto lungo di ambientamento inizialmente e di preparazione sia fisica che teorica per affrontare tutto quello che sono le difficoltà del volo e le manovre tecniche che poi costituiscono l'acrobazia aerea. In questo percorso si utilizzano dapprima degli aerei biposto come questo che è in vista, che è un modello CAP-10 e che è il basico dell'acrobazia con due posti di pilotaggio e il primo livello per poter affrontare il primo percorso di istruzione. L'istruzione può essere fatta in vari aeroclub, esistono molti aeroclub in Italia che offrono questo tipo di specializzazione e questo tipo di servizio. Nell'ambito di questa preparazione si comincia appunto ad affrontare le prime manovre con questo tipo di apparecchio, che è un apparecchio che consente acrobazia sia positiva che negativa e col quale si cominciano ad affrontare i primi looping, i primi fizzler e le prime figure che sono tutte catalogate all'interno di un catalogo che si chiama catalogo Aresti e che raggruppa una serie di famiglie che costituiscono le figure di acrobazia vera e propria. Ho iniziato a effettuare questa attività a 19 anni, quindi ben 23 anni fa. Ho iniziato appunto anch'io col basico, quindi sottoponendomi al primo corso di 12 ore per ambientarmi e comprendere quali sono gli effetti del volo sul fisico, che poi vi cercherò di descrivere, facendo tutto il percorso delle varie categorie fino ad arrivare alle esibizioni massime di air show, facendo i campionati del mondo e facendo tutto quello che è attività anche sponsorizzata per gare, air show e presentazioni a livello sportivo internazionale. Che rischio abbiamo facendo questo tipo di attività? A me piace dire nessuno. Nessuno perché il percorso di formazione è un percorso molto intenso, è un percorso rigoroso, rigido, dove l'istruttore affronta tutte le varie tematiche e dove l'allievo è tenuto a imparare quali sono tutti i meccanismi che regolano il volo, sia dalla fisica, sia dalla meccanica, sia da quello che sono le regole legate poi alle caratteristiche di ogni singolo aeroplano. E nelle fasi di istruzione questi argomenti si continuano ad affrontare in continuazione finché l'istruttore non valuta che l'allievo è preparato, ma lo fa nel momento in cui l'allievo ha provato e testato milioni di volte ogni cosa, ogni manovra, ogni tecnica, ogni parametro, quindi ha fatto tutto a parametri.
Chamois c'è il primo altiporto che è stato fatto e costruito in Italia ed è anche il più alto. Fu costruito nel 1967 sull'onda di tutti gli altiporti che erano già stati o che stavano per essere fatti nelle stazioni sciistiche francesi. L'idea quindi si sviluppò a macchia di leopardo e anche in Italia ci fu l'idea di fare gli altiporti. Chamois è lungo circa 280 metri, ha una discreta pendenza e permette di operare in piena sicurezza con piccoli aeroplani da turismo e ultraleggeri. Funziona sia in estate sull'erba che d'inverno con la neve. L'altiporto di Chamois è di proprietà del comune e recentemente il comune l'ha dato in gestione a una società di cui io faccio capo e con lo scopo di tenerlo aperto in modo che sia sempre o quasi sempre utilizzabile a tutto il traffico aereo che può venire qua. L'altiporto si presta benissimo per fare la scuola di volo in montagna e, come dicevamo, sia sugli sci che sulle ruote, e viene utilizzato da diverse scuole sia locali, quindi Val d'Aosta, di volo ultraleggero e di volo di aviazione generale, ma anche da altre scuole dei paesi limitrofi come la Francia e la Svizzera. A Chamois vengono organizzati tutti gli anni dei raduni, mediamente uno in primavera sulla neve, inverno primavera sulla neve, e uno in estate, uno o più in estate. A questi raduni partecipano, tempo permettendo, piloti aeroplani da un po' tutta Europa. Alle volte abbiamo avuto anche le visite degli spagnoli, degli austriaci, tedeschi, francesi, e così via.